Una colonna di fumo nero visibile per chilometri, fiamme altissime e un autobus completamente distrutto. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 14 febbraio, ad Esenzano del Garda, nella provincia di Brescia. Le fiamme hanno divorato l'autobus di linea in pochissimi minuti, distruggendolo. Una persona sarebbe rimasta ferita. Si tratta dell'autista, un 46enne, che aveva parcheggiato quando subito dopo è suonato l'allarme. Il dipendente avrebbe provato a spegnere le fiamme ma senza alcun successo. Sembrerebbe trattarsi di un cortocircuito, l'ipotesi deve ancora essere confermata. Il 46enne è stato portato in ospedale per alcune lievi ferite. Oltre ai pompieri sono intervenuti gli agenti della polizia locale, le due pattuglie hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza. Al momento si sa che non c'era alcun passeggero a bordo e che le fiamme sono partite dal vano motore del mezzo.